Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Salone 07 e oggi vi farò vedere il mio iPhone 5. Allora, io ce l'avevo prima, l'iPhone 5 è vecchio, ce l'avevo prima qui dentro e io ho pensato, va, prendiamolo, vediamo se si accende. L'ho messo sotto carica e si accendeva. Poi io sapevo già che il touchscreen non funzionava e me lo sono fatto aggiustare. Adesso vi faccio vedere, cioè vi faccio vedere il cellulare all'interno. Poi ragazzi, mi dovete far vedere una cosa. No, ragazzi, è spento. Vabbè, questo iPhone 5 è molto particolare perché è un iPhone 5 ben. Non so se è un iPhone 5 o un iPhone 5S. Poi, cioè, ragazzi, per avere non so quanti anni è bello aggiustato. Ma sto riprendendo. Ok, sì. Vabbè, è aggiustato. Solo il touchscreen non funzionava. Però se lo vedete, non so se si vede dalla telecamera, che qui è un po' rialzato, invece se vedete da questa parte non è rialzato e io qua passo, invece qua faccio un gradino, lo vedete? Guardate e guardate. Poi tutte le macchie, aspettate che così, prendo un fazzoletto bagnato e lo passo su tutto lo schermo. Così. Facilissimo. Lo bagno per bene. Tanto ragazzi, non si rompe. Ve lo dico. Vi preoccupate. Dopo averlo bagnato molto molto per bene, passare questo fazzoletto, prendere un fazzoletto asciutto e lo asciugare. Se vedete ancora delle cose, mettete così, lo passate ancora con il fazzoletto bagnato. Ragazzi, vi consiglio di prendere delle salviettine, che sono meglio. Adesso che il nostro cellulare è pulito, niente, ragazzi, la cover dell'iPhone 5 penso che non esiste più, non la vendono più, perché l'iPhone 5 è un modello dell'Apple molto vecchio. Quindi penso alla cover dell'iPhone 5 la potete solo trovare su Amazon oppure su Wish, cioè su eBay, dove, cioè su un'azienda. Invece se andate per esempio dai cinesi a comprarvi una cover non c'è, perché l'iPhone 5 è il modello, ho già detto, vecchio dell'iPhone, dell'Apple. E quindi ragazzi dovete andare sul Amazon, che costa anche un po' di più se andate dai cinesi. Però allora il touchscreen me lo sono fatto aggiustare, lo sapete perché? Perché se non serviva per accenderlo, io lo lasciavo così rotto, tanto non mi serviva niente. Però per uscire dalle applicazioni lo spegnevo e poi la riaccendevo. E facevo così. Invece, quando voi avete l'iPhone, potete anche sbloccarlo con il touchscreen, che lo cliccate e si accende. Però io l'ho lasciato sempre quella cosa, però ho messo anche
il codice, così almeno sono anche un po' più sicuro. Ragazzi, io ho due cellulari, ve lo dico perché. Con quello che sto registrando è Huawei P8 Lite, che quello lo uso per messaggiare, per telefonare, per vedere le mail che mi arrivano. Invece l'iPhone 5 lo uso per vedermi video, per giocare, per anche qualche volta, ma proprio raramente per registrare. E niente, comunque, questi sono i microfoni. Ah, ma qua un po' rotto, si vede? Ah, vabbè, dai. Le casse, pure le casse qui sotto, anche il mio Huawei, funziona solo una, che non so se questa funziona e questa non so perché non funziona, cioè non si sente la musica, ma penso che è proprio una cosa che hanno fatto loro. Oppure questo è il microfono e questa è la cassa. Vabbè, poi qua dove si mette la SIM. Poi, ragazzi, io ho notato una cosa, che l'Apple all'iPhone 5 ha messo delle righe all'angoli. Se sapete il motivo perché, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vedete queste strisce qui, tutti gli angoli. Ecco. Eccola. Ed eccola. Ci sono queste righe bianche ai quattro lati. Non so perché, ragazzi. Se avete un iPhone 5 e sapete il motivo, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Poi ragazzi, la qualità della fotografia dell'iPhone 5 è molto bella, è molto bella. Forse a me, per me, è anche pure un po' più potente la fotocamera dell'iPhone 5 di quella del Huawei P8 Lite. Però non lo so, cioè per me molto meglio questa, però riprendo con quello perché c'è quello un po' più nuovo e un po' più tecnologico, però la fotocamera mi piace un po' più questa, non so perché. Rimettiamo la cover, perché mi sto stufando di non mettere la cover, perché se mi va a cadere io non sapere che faccio, mi spacco da solo. Poi ragazzi, vabbè, e niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mettete un pollice in su e ciao raga!